Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come fare il tè freddo in casa. Vedremo tre versioni, quello classico con il limone, tè freddo alla pesca e lamponi e un tè freddo particolarissimo al gusto mojito. Vediamo le ricette. Per la prima variante di tè freddo classico versiamo quasi un litro di acqua in una caraffa, ci lasciamo 100 ml perché ci servirà per sciogliere il miele. Aggiungiamo 5 bustine di tè nero e le lasciamo in infusione per 5 minuti. Nel frattempo mettiamo un po' di scorza di limone non trattato, solo la parte gialla. È importante che non utilizziate tè di bassa qualità, poi potete scegliere la qualità di tè che vi piace, però per il tè classico noi preferiamo il tè nero. Nel frattempo che passano i 5 minuti mettiamo 3 cucchiai di miele in una tazza. Potete dolcificare il miele come volete, però il miele secondo noi è il dolcificante perfetto. E versiamo i 100 ml di acqua che ci siamo lasciate, sempre acqua calda. E mescoliamo. Un errore che potreste fare è quello di riempire troppo il vostro tè, evitatelo. A questo punto possiamo togliere le bustine, sono passati 5 minuti. Le scorze di limone invece le abbiamo lasciate nel tè e versiamo il miele. Mescoliamo. A questo punto dovete aspettare necessariamente che si raffreddi. Non mettetelo adesso in frigorifero, altrimenti il tè risulterà un po' torbido. Tagliamo a rondelle un limone. Abbiamo riempito la caraffa quasi sino a metà. Questa è una caraffa da 1,5 litri. Sì. Vedete, con del ghiaccio, e adesso ci stiamo aggiungendo il limone tagliato a rondelle. Possiamo rimuovere anche la scorza del limone. Il tè a questo punto è completamente raffreddato e a questo punto versiamo il tè nella caraffa dove abbiamo messo ghiaccio e limone. A questo punto il tè è pronto per essere servito. Servitelo fresco perché è più buono, quindi non fatelo troppo in anticipo. Potete servirlo in questi barattoli con la cannuccia. Per la seconda versione in realtà è molto simile, però facciamo un tè freddo alla pesca e ai lamponi, quindi versiamo sempre quasi 1 litro d'acqua in una caraffa. Per questa versione noi amiamo utilizzare il tè rooibos, quindi mettiamo le bustine in infusione. Si tratta sempre di 5 bustine e mescoliamo. Le bustine saranno in infusione sempre per 5 minuti. Se proprio volete dolcificare il tè come abbiamo fatto prima, sempre con il miele. C'è a chi piace il tè freddo non zuccherato, però noi preferiamo aggiungere il miele in questo modo, in modo che si addolcisca un po'. Quindi 3 cucchiai li mettiamo in una tazza, aggiungiamo il resto dell'acqua calda, 100 ml, e mescoliamo. Ovviamente l'acqua sì, deve essere calda, ma non fatela bollire. Anche in questo caso togliamo le bustine dopo 5 minuti e versiamo il miele. Lasciamo raffreddare. Tagliamo 3 pesche. Noi utilizziamo le pesche bianche. La buccia potete lasciarla. In una caraffa abbiamo sempre messo il ghiaccio, l'abbiamo quasi riempita per metà, è la stessa di prima, e ci mettiamo le pesche che abbiamo tagliato. Aggiungiamo 10 di lamponi, questo ovviamente solo se li trovate e li gradite. Aggiungiamo adesso il tè, la miscela di tè e miele. E in questo caso vi consigliamo di attendere un'oretta per servirlo, in modo che tutti i sapori della frutta siano nel tè.
Ovviamente l'ultimo passaggio è stato fatto sempre con il tè a freddo e non raffreddatelo mai in frigorifero, fatelo raffreddare naturalmente. La terza versione del tè freddo la facciamo al gusto mojito, quindi versiamo sempre quasi un litro di acqua calda in una caraffa, calda ma non bollita, 5 bustine di tè verde in infusione e mescoliamo. Facendolo al gusto mojito, in questo caso utilizziamo lo zucchero, quindi 3 cucchiai in una tazza, acqua calda, un 100 ml sempre, e il tè nel frattempo è in infusione sempre per 5 minuti. Togliamo quindi i sacchetti di tè e aggiungiamo lo zucchero. Questo è sicuramente il tè freddo che sbalordirà tutti. Particolarmente adatto ad una serata tra amici d'estate. Anche in questo caso lasciamo che il nostro tè si raffreddi naturalmente senza metterlo in frigorifero. Mettiamo quindi il ghiaccio nella caraffa e ci aggiungiamo 3 lime che abbiamo tagliato a fettine sottili. Mojito, quindi lime. Le foglioline di menta. Le foglioline di menta sono una decina e a questo punto ci versiamo il tè verde zuccherato che abbiamo fatto raffreddare. Mescoliamo e anche questo particolarissimo tè freddo è pronto. Se provate a fare il nostro tè freddo fatecelo sapere, scrivete nei commenti qual è il vostro preferito. Potete recuperare in descrizione il video su come fare il succo di frutta fatto in casa. Alla prossima ricetta! Ciao! Delicioso! Dei bambini, bevete questo tè! La ricetta della mia mamma! È molto divertente mettere il ghiaccio!